Eccoci qua, altro giro, altro regalo, sempre al Tour di Genova. Oggi c'è un vento bestiale, l'audio verrà uno schifo. Questo, in sto muro, Roberto stava facendo dei rilevamenti, questo muro è un altro rifugio, questo deve essere un rifugio per la popolazione. Sempre Seconda Guerra Mondiale, andiamo a vederlo, andiamo a vederlo. Anche qua dentro non si sa mai, visto che ce lo siamo portato stamattina, ce lo portiamo. Andiamo a vedere questo rifugio. Che questo classico scavo in grotta. Lì c'è la lumaca di quelle senza guscio, che non so come si chiamino. Foro per il candelotto. Anche lassù. Ah, bello. Quando le troviamo non sappiamo mai la lunghezza di questi posti, perché noi andiamo senza mappe, andiamo a chiedere agli anziani del luogo, andiamo semplicemente proprio sul campo, sentieri per sentieri, li battiamo tutti finché prima o poi qualcosa esce. Porca Eva, comunque non è piccolino. E qua c'è anche un chiodo dove ci appendevano sicuramente qualcosa, magari una lampada. Ecco, quindi era il classico rifugio a U con stanzetta centrale, frana di chiusura. Questo è quanto. Pipistrelli è un bel po' che non ne troviamo, quindi non ce n'è. Non sono abitate queste grotte. Grotte artificiali, logicamente, quindi i classici ipogei artificiali con scavo in trivella e a mano. Anche in questo rifugio ci siamo arrivati, appunto, come dicevo, grazie agli anziani. Perché? Perché un anziano, in genovese, mamma mia, il video come si vede male, un anziano in genovese ci diceva che veniva a ripararsi, suo papà, dai bombardamenti di Pippo. Pippo era un aereo che poi non era uno, ma abbiamo scoperto fossero più di uno, che giravano tutta l'Italia. Alcuni erano bombardieri, alcuni erano semplicemente aerei di ricognizione, erano aerei inglesi, e appunto quando passava Pippo, che poi era l'italianizzazione di Piper, quindi piccolo aereo, e venivano in questi luoghi. Eccolo lì, mi ha spaventato perché non l'avevo visto, dormiva povero Cristo, e c'era un pipistrello che è uscito. Ok, quella è l'uscita. Roberto sta provando a cercare se c'è qualcosa. Oggi comunque abbiamo fatto tre rifugi, perché non abbiamo trovato niente a parte tre pezzi di tubo dell'acqua. Allora, questi erano subito qua all'entrata e sono due scalpelli, o comunque uno scalpello, sì, penso due, o un chiodo grosso. No, due scalpelli. Due scalpelli. Uno. Ok, grazie Roby. E era la testa dell'altro che poi... Ah, che è spezzato, che è spezzato. Però nota quanto hanno picchiato, perché guarda un po'. Sì, ci ha lavorato qua. Ti ricordo che questo era qua piantato qua così, L'ho arrancato da lì, era lì. Ah, ok, ok. Quindi... Adesso facciamo un girettino dentro, vediamo... se suona qualcosa. Allora, suonava il segnale, era forte, ma era questo chiodo. Se suona ancora, presumo che sarà roba del genere, però, e vabbè, quella non la guardiamo neanche, che è una lattina a vista. Provo ad andare un po' più avanti. Ah, sì, è filettato, potrebbe essere un maschio per filettare o una vite, proprio di quelle antiche antiche. Era questi lì. Servivano per farlo girare. Ma probabilmente poteva essere anche un maschio per filettare, perché la filettatura finisce qua. Cosa filettava dentro un rifugio? Non si sa. Però... non si sa. Comunque va bene. Adesso lo mettiamo magari vicino agli altri là all'entrata. Andiamo a vedere se fa ancora qualcosa. Nell'uscita ci siamo accorti di un paio di cose.
mentre li controllavamo. Innanzitutto questa X che non è certo moderna, non so il senso, ma soprattutto di alcuni segni di costruzione. Allora, ci sono degli scassi. Uno, due, tre e quattro. Sicuramente qua c'era una puntellatura e allo stesso modo li troviamo anche qua. Uno, due, tre e quattro, qua dove abbiamo trovato lo scalpello. Lo scalpello si può vedere dov'era. Era proprio lì, noi l'abbiamo solo sfilato. Questi qua sono i tre piccoli oggetti di ritrovamento che abbiamo fatto, quindi niente di eccezionale. E niente, questo è la storia di questo rifugio qua di oggi. Quindi partiamo dal signore che ce l'ha indicato, in genovese strettissimo, ce la contava appunto della storia di Pippo e d'aereo.